Buongiorno a tutti e buon anno. A Legata Rizza troverete questo libro, Realizza la tua vera natura, una collana che si chiama Tu per tu con Raffaele Morelli, dove Davide Mosca, venendo ai gruppi del giovedì, raccoglie tutte le cose che dico in quei gruppi. E voglio soffermarmi su una cosa importante. Ma alcuni anni fa io abitavo in una mansarda dove praticamente c'era un terrazzino sul tetto e vedevo degli scoiattoli che probabilmente erano scappati da qualche gabbia o da qualche vicino che li aveva in casa, che venivano sul mio terrazzo. Allora mi sono informato su cosa gli piaceva e gli ho messo dei semi di girasole, consigliato da un mio collega. Poi arrivavano, divoravano i semi di girasole. E fino a qui non c'è niente di nuovo. Ma un giorno, verso i primi di giugno, vedo spuntare delle piantine sul terrazzo. Erano i girasoli. Gli scoiattoli sotterravano i semi e nascevano i girasoli. Mi colpì moltissimo questa cosa e feci molte riflessioni su questo. L'altro giorno vedevo una persona che viene anche ai gruppi del giovedì. Roberto diceva: nella mia vita non va bene niente. E io dicevo: ma cosa le viene facile, signora? Ma non viene facile niente. No, cosa le viene facile? Ma chissà cosa mi viene facile. A volte ho l'ossessione e mi metto a sbucciare le patate. Lì sto da Dio quando sbuccio le patate. Che altro? Ah, per esempio, quando metto l'ammorbidente nella vasca per lavare, quando faccio il bagno. Insomma, azioni semplici, nitide, qualsiasi, che noi riteniamo banali. Ma cosa ne viene facile? Per gli scoiattoli era fondamentale nascondere i loro semi nella terra. Quando c'è un problema, ricordati sempre che il seme di girasole fa il girasole. A 3 anni, i bambini fanno scene pazzesche quando gli rubano una bambola. A 20 anni queste scene non le facciamo più se ci rubano una bambola. Perché? Perché nel frattempo il girasole è cresciuto. Mentre sta mettendo le foglie, non sta ancora vedendo il suo fiore, ma quando sta facendo il fiore ha un altro modo di stare nel mondo. Ecco, questo libro è dedicato alla tua vera natura. La cosa fondamentale della vita non è risolvere i problemi, ma lasciar fare la tua vera natura. E come scopri la tua vera natura? Nelle cose che ti vengono facili. Le cose che ci vengono facili, noi spesso le banalizziamo. Che importanza vuoi che abbia vestirsi e rivestirsi di rosso come piace a me, come fa per esempio la mia paziente, no? Che importanza vuoi che abbia? È importante. Perché il nostro cervello ha bisogno di riti. Mi piace vestirmi di rosso, con la camicetta rossa, le scarpe rosse. Nel fare questo, siamo come gli scoiattoli che stanno seminando il loro seme nella terra. Nel fare gesti che apparentemente sembrano banali o inutili, ma che ci vengono facili, noi stiamo preparando la persona che verrà. Anziché incaponirci a risolvere i problemi, a risolvere rapporti che non funzionano, dobbiamo fare quelle azioni semplici, nitide, come dei riti, e aspettare, perché quelle azioni semplici distolgono l'attenzione e ci portano verso il nostro nucleo, verso il seme che fa il girasole. Buon anno a tutti e buona lettura.